sempre so long. Allora, allora, nell'ode a Monti e Tognetti, allora, prima che tu reciti questa meravigliosa ode, vogliamo ricordare chi erano Monti e Tognetti. Tognetti. Monti e Tognetti furono due. Sono gli ultimi sacrificati sull'altare del tempo del potere temporale dei papi, di questa ingenia infame di famiglie incrociate tra di loro, tipo i conti del Tuscolo, i Farnese e quant'altri, che hanno distrutto l'Italia per millenni, per lucro, per millenni, per interesse personale. Allora, come adesso, non è cambiato niente. Monti e Tognetti erano dei rivoluzionari romani che misero una bomba sotto alla caserma degli svizzeri francesi. E allora, i francesi, vero, esattamente, provocarono una quarantina di morti, quindi insomma un bel atto rivoluzionario, uno di quelli concreti. Non coglione, insomma. Quelli... E allora il Papa, ovviamente, furono presi e condannati a morte, ma furono condannati. Hanno fatto un bellissimo film con Manfredi. No, non c'entra con erano Monti e Tognetti. Sì, sì. Erano Monti e Tognetti. È un altro, non quello che ho visto bene. Hanno fatto un altro, non il Papa Re, un altro ancora che non mi ricordo sì, più. Sì, nome che sempre che lui era una specie. Era negli anni 70, attorno al 69-70, quando facevano quei film molto naif, molto rivoluzionari, e ricordarono questo atto qua. Dove si vede quel giovane che fu fatto cardinale? Sì, bravo. E c'era quell'altro invece che faceva la parte del barbiere, una cosa del genere. No, c'era, dico io il film. Era Cicero Acchio. Allora. Nel caso di Monti, Ciceruacchio 1849. Quindi allora un altro che faceva una parte Monti simile, va bene, un personaggio Tognetti, simile. No, invece hai ragione, perché in quel film, In nome del Papa Re, c'è una storia dove tra l'altro c'è una donna Enrico che Maria si innamora, Salerno, che c'era Raffa Vallone pure. Esatto, Maria Salerno, e dove si vede che arrivano i garibaldini fatti prigionieri nella battaglia di Mentana 1867. Quindi è ambientato lì. Allora, i Monti e Tognetti avevano messo queste bombe e il papato attese di venire nell'imminenza, peraltro lo sapevano, c'erano già d'accordo, della unificazione italiana e della presa di Roma del tutto formale. E siccome doveva dare un messaggio, diciamo, doveva dare un certo messaggio, ha trovato il modo di sacrificare queste due persone che furono ghigliottinati. C'è la fotografia, perché questa c'era già il daguerrotipo. Esattamente, questo ghigliottinamento fu fotografato. Ufficializzato. Dopodiché, la parola a te, sì. Nome e cognome, scusa. Io Santoro Giuseppe. Ok, di anni? 67. Chilogrammi? Ma non lo so. Da Roma. Non si contano. Pesi massimi. Vai. E appunto voglio sottolineare con queste brevi rime, appunto di questa ode, il grande valore. Che la religiosità di Carducci non era solo una religiosità panica, ma andava anche al di là. Certo. Era un grande animo. Una trascendentalità. Un misticismo. Di una religiosità laica, che riusciva ad apprezzare anche il cristianesimo. Un po' più lontano. E in questa ode c'è un passo che dice così: «O allor che del Giordano ai freschi rivi trae le turbe una gentil virtù e ascese le città liete d'ulivi, Giove Messia del popolo Gesù, non tremavano le madri, ma e naime in festa vide a un suo cenno la morte sparire. E la piangente vedovella onesta tra il figlio e il Cristo, i baci suoi partire». Bellissima. Di una metacomunicazione assoluta. C'è dentro in quattro parole l'essenza del cristianesimo, sì. Laica. Sì, sì. Razionale. Ma, i grandi spiriti sono così, riescono a trasmettere quella loro passione interna. Non la vogliono fare passare per, diciamo così, un mangiapreti. Mangiapreti nel senso dell'aspetto negativo della Chiesa, della Chiesa come instrumentum regni, certo. E non della Chiesa come... La Chiesa deteriore, certo, non dei valori
profondi della morale e della filosofia alessandrina tolemaica, diciamo così. I valori eterni del, della classicità. Esatto, esatto. Che vanno da Platone in poi. Bravissimo, fino a Tolomeo, fino a Tolomeo. Va bene, ragazzi, senti. Una bella cornice a questo, incontro. Aspetta, non te andare. Ti seguo su Facebook. Lo capisco. Ho visto che vai subito.